Buongiorno da Piercarlo Lava, sono con Fabio Camillo, consigliere comunale e capogruppo del PD. Buongiorno Camillo. Buongiorno a voi. Camillo, nonostante la contrarietà di SER, la Giunta ha deciso di autorizzare l'uso delle cave di Spinetta Marengo per lo smarino del Terzo Valico. Come commenti questa notizia? Innanzitutto va fatta una premessa. Uno dei luoghi per i quali si discute del recepimento di materiale proveniente dal Terzo Valico, a partire dal 2004 è stato considerato possibile luogo in cui ospitare una discarica. Se la discarica, seppure di soli inerti, che poi in realtà soli inerti non erano, ma inerti assimilati, visto che si era arrivati fino a 53 codici CER, se quella discarica non si è più fatta, è perché la nuova amministrazione comunale di Alessandria, in sede di assemblea dei soci Aval, ha bloccato quel progetto. Questo è importante dirlo, perché nella discarica vanno i rifiuti, mentre invece in una cava i rifiuti non possono andare. Possono andare le terre e le rocce provenienti dagli scavi fatti per lavori pubblici, come per esempio il traforo del Terzo Valico. Lì c'è un problema, la cava a prescindere comunque va rinaturalizzata. Una cava quando è esaurita, non è più utilizzabile, va rinaturalizzata e naturalmente siccome il terreno che è stato spostato per estrarre i minerali o il materiale per il quale la cava esiste, se quel terreno non è sufficiente bisogna comprare dell'altro materiale per riempire. In questo caso c'è la garanzia di tutta una serie di controlli, vista l'altissima attenzione insomma sui lavori del Terzo Valico, nonché i protocolli previsti anche nella legge obiettivo a carico di chi come COCIV fa questo tipo di lavori. Mentre invece nel caso in cui si rinaturalizzasse a spese del privato, in un altro momento, in un altro frangente, ricorrendo ad altro materiale, probabilmente non ci sarebbero analoghe garanzie. Tuttavia, la preoccupazione degli abitanti di Spinetta Marengo in particolare, in realtà diciamo che le loro preoccupazioni sono preoccupazioni che possono essere condivisibili anche per coloro che abitano al di fuori del territorio di Spinetta, alla luce di quello che ogni giorno sentiamo e leggiamo sui giornali, possono anche essere ritenute preoccupazioni non fondate, ma come posso dire, possibili, comprensibili. Naturalmente da parte comunale noi non possiamo dire che i controlli fatti da ARPA, fatti dalla provincia, fatti da soggetti pubblici preposti non sono, come possiamo dire, affidabili. Sono sicuramente affidabili, possono essere resi più serrati, più incalzanti, ancora maggiori, magari con il coinvolgimento o con la possibilità di monitorare costantemente i risultati dei controlli da parte della popolazione. In questo senso io credo che come amministrazioni pubbliche si possa fare quanto possibile qualche cosa di più rispetto a quello che di base la legge consente per andare incontro alle preoccupazioni di chi vive sul territorio. Ripeto che il dato ineludibile però è questo: la discarica lì non si farà, la cava va rinaturalizzata e di norma si rinaturalizza con terra, con materiali di questo tipo, e questa quindi può essere un'occasione di rinaturalizzare in fretta, che significa anche, aggiungo solo questo, avere più in fretta il buco riempito, la cava coperta e la possibilità di realizzare il bosco della Fraschetta, che è uno dei passi previsti dai vari atti adottati dall'amministrazione comunale fin qui per la riqualificazione di Spinetta Marengo e della zona della Fraschetta. Prego, passiamo ad un altro argomento. La maggioranza recentemente ha affermato di avere un piccolo tesoretto di 9 milioni di euro, ma l'opposizione sta dicendo che una buona parte sono vincolati e che pertanto rimane ben poco da utilizzare e che comunque anche per quanto riguarda quella parte ci sono già dei capitoli di spesa ben precisi. Ecco. Ci puoi dire esattamente come stanno le cose e come eventualmente verrà speso? Beh, innanzitutto non c'è un tesoretto, c'è un avanzo di amministrazione consistente superiore agli 8 milioni di euro nel consuntivo del 2014. Premessa, questo bilancio dimostra una cosa, e cioè che a differenza di quanto fu sostenuto da alcuni consiglieri comunali del centrodestra e del Movimento 5 Stelle quando fu approvato il bilancio stabilmente riequilibrato, quel bilancio era veramente un bilancio stabilmente riequilibrato e non occasionalmente riequilibrato come loro dissero.
Da quel bilancio stabilmente riequilibrato che dovette avere l'approvazione del Ministero degli Interni, questo è il secondo bilancio consuntivo che viene approvato, c'è stato quello del 2013 e c'è questo del 2014. E il pareggio permane, anzi quest'anno abbiamo un avanzo di amministrazione. Un avanzo di amministrazione di oltre 8 milioni di euro che noi avremmo anche nel caso in cui non avessimo avuto in entrata la famosa posta derivante dall'insinuazione alla massa passiva dell'OSL di 11 milioni di euro. Perché noi chiudiamo con un bilancio di circa un po' di più di 8 milioni di euro, con gli 11 milioni in entrata, ma riassorbendo anche il disavanzo di oltre 3 milioni riferito ai due bilanci precedenti, che erano sostanzialmente riequilibrati, ma avevano ancora un leggero differenziale. Noi di fatto sul 2014 chiuderemo comunque, anche senza diciamo posta dell'OSL, come bilancio di esercizio 2014 con un attivo di circa 600 mila euro. Questo è il primo dato diciamo che vogliamo rimarcare. Gli 8 milioni derivano fondamentalmente dall'entrata, dalla sopravvenienza di 11 milioni derivante dal pagamento dell'OSL. Intendiamoci, non sono soldi che al Comune di Alessandria arrivano da soggetti terzi, sono soldi che il Comune di Alessandria nel 2012 ha utilizzato per pagamenti antecedenti al 31 dicembre 2011, che quindi spettavano ad OSL, ma erano stati pagati dalla nuova amministrazione comunale e che quindi OSL doveva restituire all'amministrazione comunale, nessun regalo diciamo da parte di soggetti. Ma, Camillo, c'è chi afferma che di questi 8 milioni, di questo pseudo tesoretto, oltre 4, quasi 5, sono vincolati come fondo di riserva. Assolutamente. Quindi? È una scelta, questo avanzo potrebbe essere utilizzato per investimenti oppure per premunirsi ed è una scelta che in parte è stata fatta rispetto ad inconvenienti futuri, inconvenienti che in realtà non sono inconvenienti, perché se così li definissimo prevederemmo una dose di casualità insomma che in questo caso non c'è. No, a giugno, massimo luglio, l'organismo straordinario di liquidazione non ci sarà più e l'amministrazione comunale di Alessandria erediterà la massa attiva non utilizzata dall'OSO, gli eventuali residui attivi ancora presenti. Che non si può ancora prevedere di quanto sarà. Che non si può ancora prevedere a quanto ammonteranno. Ma l'amministrazione comunale potrebbe trovarsi anche a dover fare fronte alle richieste di pagamento da parte di quei creditori del Comune di Alessandria che non hanno accettato la transazione derivante dalla procedura semplificata. Ecco la necessità, per capirci, l'obbligo di un fondo di riserva. Esatto. Non si tratta di una procedura automatica e non è neanche detto che tutti i creditori verranno liquidati al 100%. Ovviamente chi si metterà in contatto con noi e chiederà di poter fare una transazione non lo farà a condizioni migliori rispetto a chi ha accettato di trattare da subito con l'OSL. Però in alcuni casi potrebbero esserci dei ricorsi nei confronti del Comune, potrebbero esserci dei ricorsi addirittura vinti, addirittura magari con l'obbligo da parte del Comune di pagare il 100%, e comunque ci saranno ancora dei creditori che in qualche modo cercheranno di essere soddisfatti con risorse che a quel punto non saranno più risorse OSL, ma saranno risorse del Comune di Alessandria. Di qui la necessità, per non esporre a sopravvenienze passive elevate che possono pregiudicare l'operato dell'amministrazione in futuro, nostra o di chi ci succederà un domani, l'esigenza di prevedere un fondo di riserva. Ecco, ma a parte il fondo di riserva, la differenza per arrivare agli 8 milioni, come si prevede di utilizzarla? 3 milioni circa. Ci sono poi altri fondi, altre riserve destinate ad altri scopi, in misura minore, ma analoghi, diciamo, fondamentalmente nella ratio dell'esistenza di questi fondi, e poi ci potranno essere anche degli investimenti. E qui mi fermo, perché le priorità in Alessandria sono tante e di investimenti c'è bisogno. Queste sono scelte che faremo in un secondo momento. Certo, come ad esempio, prima di passare alla prossima domanda, la manutenzione delle strade. Sì, interrompo solo dicendo che sicuramente non verranno destinati a spesa corrente, questo sicuro. Gli equilibri ci sono, li vogliamo consolidare, rafforzare e mantenere. Nel bilancio triennale, alla voce rimodulazione delle tariffe mensa, pare sia previsto un aumento delle entrate. Cosa significa? Che ci saranno degli aumenti delle tariffe? Ed inoltre, alla voce cultura invece, è prevista una diminuzione, o sarebbe prevista una diminuzione delle entrate. A questo punto qual è l'impegno per il teatro? Allora, parto dalla rimodulazione delle tariffe della mensa. In realtà non c'è una rimodulazione delle tariffe delle mense. I
buoni mensa, i buoni pasto continueranno a costare esattamente come prima, non sono previsti aumenti. È previsto un aumento delle entrate perché si prevede di potenziare la riscossione dei buoni mensa e quindi diciamo fare in modo di azzerare progressivamente l'arretrato che deve entrare al comune da questa voce. Questo significa che ci sono entrate per quanto riguarda i buoni mensa che non sono ancora entrate. Esatto, esatto. E poi per quanto riguarda la voce cultura, noi adesso stiamo approvando il bilancio consuntivo 2014. E presto dovremo mettere mano alla predisposizione del bilancio preventivo, del bilancio previsionale del 2015. Siamo già nel 2015 e quindi tutta una serie di scelte sulle destinazioni da assegnare alle voci di spesa dovranno essere fatte all'interno della maggioranza prima di quella scadenza, prima di quella data. Ad oggi, tuttavia, diminuzione delle entrate, o meglio, come lei mi ha chiesto, insomma, una diminuzione di risorse assegnate alla cultura, non si è ancora discusso e non è ancora stato deciso nulla. Fabio ha recentemente affermato che il dissesto era già nei numeri dal 2007. Cosa rispondi? Rispondo che se il dissesto era già presente nel 2007, non si vede perché nei 5 anni successivi loro non siano riusciti a scongiurarlo. Soprattutto non riusciamo a capire, visto che poi c'è un'altra versione che circola negli ambienti di centrodestra, e cioè che il dissesto si poteva evitare presentando un credibile piano di rientro nei 15 giorni successivi al nostro insediamento, precedenti alla deliberazione di dissesto da parte della Corte dei Conti, si mettono d'accordo, perché se il dissesto non poteva essere corretto in 5 anni, non si vede come noi in 15 giorni avremmo potuto scongiurarlo. No, la realtà è un'altra. Il dissesto è definito nel testo unico degli enti locali come la condizione di un comune che non è più in grado di assolvere ai servizi fondamentali erogati ai cittadini o che non è più in grado di far fronte validamente ai debiti contratti. Nella sentenza 260 del 2012 la Corte dei Conti ha semplicemente ravvisato che il Comune di Alessandria era arrivato a questa situazione e quindi ha deliberato il dissesto per il Comune di Alessandria, che noi abbiamo dovuto obbligatoriamente recepire pena il commissariamento dell'ente. Ma non soltanto la sentenza 260 del 2012, che ha dichiarato il dissesto, in 66 pagine ha spiegato quali sono state le dinamiche che in particolare tra il 2009 e il 2011-2012 hanno portato l'ente in quella situazione, ma anche le successive sentenze, la sentenza della primavera del 2013, numero 6 del 2013, ma anche l'ultimissima sentenza della Corte dei Conti per soldi, sezione giurisdizionale, che Fabio dal fatto che non è stato l'unico responsabile del dissesto. In realtà è un po' diverso, perché la Corte in realtà era chiamata a decidere se irrogare le sanzioni accessorie sulla base di un nesso di causalità esclusivo o prevalente tra il fatto illecito accertato della falsificazione del rispetto del patto di stabilità e quindi il conseguente danno erariale quantificato in circa 7 milioni di euro e il dissesto. E quei 7 milioni di euro da soli di sicuro o prevalentemente non hanno determinato il dissesto, la cui massa passiva è stata poi quantificata dall'OSL in circa 130 milioni di euro. Però nel ricostruire le vicende ha effettivamente affermato che dal 2006 non si rientrava dall'anticipazione di tesoreria e altri fatti che sono antecedenti rispetto al 2007, ma ha anche detto che la situazione è peggiorata nel corso dei 5 anni 2007-2012, che si è arrivati, e tra l'altro con questa frase si concludono le argomentazioni prima dell'arrivare, prima del dispositivo della sentenza, fino ad arrivare ad una situazione che non consentiva più una ragionevole via d'uscita. E poi si dice che velleitariamente si è nascosta la situazione per cercare di spostare sostanzialmente la notte più in là e quant'altro. Io come posso dire, nel rallegrarmi personalmente del fatto che nostri colleghi, insomma, in Consiglio Comunale non siano stati colpiti dal provvedimento di incandidabilità, ineleggibilità o decadenza dagli incarichi attuali, sono misure restrittive della libertà e dei diritti civili delle persone, quindi quando la Corte ravvisa che non ci sono i presupposti per irrogarli è sempre una vittoria per tutti, però dal punto di vista politico non si possono dare delle letture o delle strumentalizzazioni che non trovano riscontro nei testi. La precisione va detto che
l'interdizione dei pubblici uffici è stata comminata a Fabio. È stata comminata. È sospesa perché c'è un ricorso. È stata comminata a Fabio come sanzione accessoria nell'ambito del procedimento penale. Nell'ambito del procedimento amministrativo contabile davanti alla Corte dei Conti, lui e gli altri 30, diciamo, convenuti sono stati, come possiamo dire, assolti da questo punto di vista dalla comminazione di questo tipo di sanzione. Certo, mi riferivo al recente verdetto del Tribunale. Certo, sì, assolutamente. Per finire, l'Italicum, la nuova legge elettorale, è stata approvata con forti proteste da parte delle opposizioni, ma anche da SEL. Tra l'altro si parla di profili di incostituzionalità, tra l'altro. Qual è la tua opinione in merito sui contenuti di questa legge? Nei dettagli della legge non posso entrare, insomma, ho appreso come tutti dai giornali come funzionerà la nuova legge elettorale. Ad esempio, i 100 capilisti bloccati, si parlava di estendere le preferenze a tutto, mentre invece... Sì, oltretutto, così come concepito il meccanismo, consentirà probabilmente ad un partito di avere anche degli eletti con preferenze, ma a tutti gli altri partiti, no, o meglio, agli elettori di tutti gli altri partiti non consentirà di far valere la preferenza che è stata, come possiamo dire, assegnata sulla scheda, perché passeranno presumibilmente tutti i capilista. Quindi diciamo che siamo ad una modalità di designazione, di elezione dei rappresentanti del popolo che non è molto distante da quella della precedente legge elettorale. E cioè del Porcellum. Poi nel metodo noi abbiamo effettivamente criticato molto Berlusconi quando nel 2004-2005 fece una legge elettorale contro il punto di vista di tutti gli altri soggetti interessati alla stesura di regole del gioco che appunto andassero bene a tutti, e l'abbiamo criticato. Questa volta è stata addirittura posta la questione di fiducia sulla legge elettorale. Come posso dire? Faccio parte di questo partito, della minoranza di questo partito, e purtroppo una sensazione sgradevole che io spero che sia presto superata dai fatti, sia presto smentita, diciamo, dall'operato della maggioranza di questo partito, in particolare dal Presidente del Consiglio. E questa sensazione sgradevole è che ci sia una filosofia di fondo che è alla base di molti provvedimenti presi dal governo, alcuni anche molto lontani tra loro per materia. Il Job Act, la legge elettorale, la discussione e quello che è trapelato finora sulla possibile riforma costituzionale. È come se in fondo si ritenesse che in ogni settore esiste un padrone che non va disturbato. In azienda è il proprietario dell'azienda, a livello elettorale è il capo del partito, forse inteso come padrone del partito, a livello istituzionale il capo del governo, forse inteso come patrone del governo. E nella scuola è il preside dirigente, insomma, del tutto equiparato a un datore di lavoro. Spero di sbagliarmi, però purtroppo in tutti i casi abbiamo un rafforzamento, diciamo, delle figure di vertice e uno spazio, poi qui ovviamente non parlo del Job Act, ma parlo della legge elettorale, parlo in particolare della riforma costituzionale e del modo in cui viene gestito il dibattito politico all'interno del Partito Democratico. Sembra quasi che la discussione, i punti di vista divergenti, la richiesta di trovare una sintesi che tenga non conto delle posizioni della minoranza del Partito Democratico, ma che tenga conto delle istanze della società, provenienti dalla società che la minoranza del Partito Democratico vuole rappresentare, non da sola peraltro. Spesso si tratta di istanze rappresentate da soggetti sociali molto importanti come i sindacati o da altri protagonisti della vita politica del nostro paese. Ecco, noi riteniamo che arrivare a provvedimenti che tengano insieme tanti pezzi di società e tante esigenze rispetto a una sola esigenza, che è quella di decidere speditamente in azienda, in fabbrica, in Parlamento, possa costituire una ricchezza, un apporto migliorativo ai provvedimenti e non semplicemente un freno o un limite. Quindi mi pare di capire che ti auguri che prima che si arrivi in Senato ci si apporti delle modifiche che rendano l'Italicum non a rischio magari fra 7 anni, visto cosa è successo il tempo che è successo per dichiarare costituzionale il Porcellum, che lo rendono incostituzionale a suo modo. Certo, oppure che ad un nuovo cambio di maggioranza possa corrispondere una nuova stesura delle regole del gioco. Le regole del gioco dovrebbero essere quanto più stabili possibile,
Purtroppo in Italia siamo già al terzo cambio di legge elettorale nel giro di poche legislature. Bene, grazie e buon lavoro. Grazie a voi.